Che cosa dovete fare quando un assicuratore vi propone la regina delle assicurazioni? Lo vediamo insieme in questo video. Prima di cominciare però, io sono Davide, non dimenticare di iscriverti al mio canale se è la prima volta che passi di qua. Sono un consulente finanziario, sono un consulente assicurativo, iscritto all'apposito albo. Ci sarà in descrizione un link in caso se vorrai fissare un appuntamento con me per fare una chiacchierata completamente gratuita. Qual è quindi la regina delle assicurazioni? Beh, la regina delle assicurazioni penso proprio che sia l'assicurazione sulla vita, o in gergo tecnico la temporanea caso morte, abbreviata TCM. Per chi non lo sapesse, un'assicurazione sulla vita funziona così: a fronte di il pagamento annuo per una certa durata prestabilita di un premio in denaro, si ha una copertura in caso si dovesse venire a mancare. Parole povere, io pago un premio, pago dei soldi annualmente ad una compagnia di assicurazione per, definiamo oggi, 15 anni. Se in questi 15 anni passo a miglior vita, l'assicurazione darà in base a quello stabilito un capitale ai beneficiari che ho designato in fase di firma del contratto. Ad esempio, da un tool online possiamo vedere che un'assicurazione per 350.000 euro, per quanto riguarda la mia età, oggi ha un pagamento di circa 262 euro all'anno. In questo caso, questa tipologia di compagnia mi fa già girare le scatole, perché non mi dà la possibilità di togliere 175.000 euro anticipati all'assicurato in caso di malattia grave, perché fondamentalmente a me non me ne frega nulla, perché sono già coperto su quella tipologia di copertura, e quindi mi fa pagare un prezzo naturalmente superiore e mi va di inserire questa opzione senza nemmeno avere la possibilità di toglierla. Quindi oggi andiamo a vedere anche questi aspetti, no? Che ci sono tante compagnie di assicurazioni che vanno ad inserire clausole che me ne frega niente, preferisco magari pagare meno perché sono già coperto da altre parti. Ecco, state bene attenti quando fate qualsiasi tipo di assicurazione. Com'è che si definisce una TCM, un'assicurazione sulla vita? Innanzitutto su alcuni parametri. Il primo su tutti è l'età. Prima si fa, meno costa, ok? Praticamente più aumenta l'età di firma del contratto, più aumenta il premio da pagare, perché è normale, ogni secondo che passa, ogni minuto, ogni giorno ci avviciniamo di più alla nostra morte. Il secondo aspetto è sicuramente il massimale. Quanto vogliamo assicurarci, facciamo le corna, dovessimo venire a mancare? Di solito assicurazioni medie partono dai 250-300.000 euro. Ecco, riguardo a questo, un aspetto importante da considerare è che la maggior parte delle compagnie assicurative oltre i 300-350.000 euro chiedono una visita medica, ok, per coperture molto elevate, per cercare di capire se l'assicurato in questo caso può avere dei disturbi, dei problemi, delle malattie già pregresse, perché non è sufficiente il questionario sanitario che andiamo a vedere dopo, ok? Uno, per ovviare a tutto, potrebbe tranquillamente dire: vabbè, devo assicurarmi per 500.000, faccio 250.000 con una, 250.000 con un'altra. Però molto spesso è più economica farla da 500.000, nonostante le visite mediche per quasi tutte le compagnie di assicurazione siano a carico dell'assicurato, ok? Quindi siamo noi che vogliamo assicurarci per tanto, siamo noi che dobbiamo presentare all'assicurazione i certificati medici, la visita medica che loro ci richiedono. Quindi ecco, bisogna comunque valutare entrambe, si possono splittare oppure forse è meglio farne una unica fatta bene, ok? Ecco, l'importante in questo caso è essere sani. Essere sani è il nostro terzo punto, ok? Il fatto che se abbiamo dei problemi pregressi, delle malattie pregresse, è possibile due opzioni. Da una parte che magari l'assicurazione non ci vada ad assicurare. Se abbiamo sconfitto un brutto male, come può essere un cancro o un tumore, se magari abbiamo delle tipologie di malattie degenerative, ok, al 99% l'assicurazione difficilmente prenderà in carico il rischio di assicurarci. Ci sono invece altre malattie, altre situazioni, altre diagnosi cliniche, l'assicurazione ci può assicurare, però va ad inserire un sovrappremio. Mi viene in mente ad esempio coloro che prendono la pastiglia per la pressione e magari hanno una certa età, l'assicurazione va a coprire l'assicurato ma gli va a chiedere un sovrappremio, ok? Quindi sono tutte analisi che fa la compagnia di assicurazione e bisogna richiedere attraverso la firma di un questionario sanitario che va totalmente sulla fiducia naturalmente dell'assicurato. Ecco, qua vi dico una cosa: non cercate di fregare l'assicurazione, perché comunque se succede il fattaccio e l'assicurazione vuole andare ad approfondire, poi c'è il rischio che non rimborsi, ok? Ecco, il terzo aspetto che fa sempre parte nella firma del contratto è quello che se si è o no un fumatore, ok? Il fumo incide davvero davvero tanto sul premio dell'assicurazione, quindi se siete fumatori smettete. Che
è meglio e risparmiate soldi, ok? Adesso che abbiamo visto questi tre aspetti su come incide il premio di un'assicurazione, andiamo a vedere velocemente chi dovrebbe fare un'assicurazione e dopo perché. Ecco, il primo punto è che sicuramente tutti coloro che hanno dei debiti dovrebbero fare una temporanea caso morte, assicurarsi sulla vita, perché se vengo a mancare almeno evito di lasciare i debiti ai miei eredi, quindi lascio agli eredi un capitale che possano estinguere il debito che ho contratto io. Questo penso che sia anche un qualcosa per essere sani di mente, fare una roba di questo genere. Il secondo punto è che personalmente tutti i genitori, indipendentemente dal reddito che hanno, dovrebbero fare un'assicurazione sulla vita per la propria famiglia. Se sono padre e vengo a mancare che mio figlio ha 10 anni, anche se la mamma, anche se mia moglie lavora, ha un bel reddito e tutto, io comunque dai 10 anni fino alla maturità di mio figlio, fino a quando non sarà indipendente, non ci sarò più, non porterò più reddito a casa e sicuramente avrà una mancanza nei suoi confronti. Quindi è importante tutelarsi e, se hai un figlio, se gli vuoi bene, lasciargli quello che non puoi dargli perché sei dipartito. Lasciamo perdere il fatto che se sei monoreddito, se sei l'unico portatore di reddito in famiglia, personalmente dovrebbe essere obbligatoria, lo Stato italiano dovrebbe metterla obbligatoria, perché se vieni a mancare, sei monoreddito, poi spiegami come fa la famiglia ad andare avanti, a vivere, a mangiare, e poi tutto il sistema poi ricade su di noi, su noi altri, no? Quindi su quello non poniamoci nemmeno. Famiglia monoreddito dovrebbe essere obbligatoria. Terzo punto, la dovrebbero avere i milionari. E qua mi direte, ma perché i milionari dovrebbero avere un'assicurazione sulla vita? Ecco, ipotizziamo che una donna, un'imprenditrice con un patrimonio di 5 milioni di euro tra la propria impresa e le proprie immobili e un po' di liquidità, venga a mancare. Consideriamo che era sposata con un figlio e il marito era un lavoratore normale con un reddito medio italiano, ok? E il marito avesse messo da parte 50.000 euro in liquidità più il fondo pensione, ok? La donna che è venuta a mancare lascia un'eredità di 5 milioni e mezzo, le franchigie, parenti di primo grado, quindi per il figlio e per il marito, ci troviamo con un'eredità di 3 milioni su cui dobbiamo andare a pagare la tassa di successione, ok? E andiamo a pagare il 4%, ok? Il 4% di 3 milioni sono 120.000 euro, ok? Se il nostro, in questo caso, povero marito, perché ha perso la moglie, non ha nemmeno magari 120.000 euro da andare a pagare la tassa di successione, l'eredità rimane congelata, ok? Quindi questo povero marito dovrà fare un prestito a tutti gli effetti per andare a pagare la tassa di successione. Ma non è una cosa semplice, non è una cosa bella, è una cosa comunque che poi va davvero per le lunghe e magari deve avere anche la necessità di entrare in possesso, no, di questa eredità. Quindi abbiamo i milioni, non costa nulla assicurarsi, proprio anche per dare la possibilità alla famiglia magari di pagare le tasse di successione. Questo è un aspetto che pochi considerano, magari giustamente perché non tutti sono milionari, però è un aspetto che secondo me dovrebbe essere tenuto in considerazione quando bisogna e si vuole andare a valutare la propria pianificazione finanziaria, ed è una cosa che comunque un consulente finanziario deve tenere in considerazione. Un ultimo aspetto che mi viene in mente è che la dovrebbe fare anche un coniuge, ok, che non ha maturato il diritto alla pensione, in modo tale da lasciare una certa liquidità, un certo importo alla moglie o al marito se dovesse venire a mancare, ok? Perché magari vai a versare per tanto tempo, purtroppo sappiamo che in questo caso l'INPS, se non hai versato almeno 20 anni di contributi, non vai a prendere la pensione e quindi non c'è la pensione di reversibilità. Ecco, in questo caso, se sei realmente innamorato del tuo coniuge, forse è il caso di andare anche a tutelarlo sotto questo punto di vista. Insomma, la polizza sulla vita non è una polizza normale, ci sono tanti aspetti da considerare, ma poi qual è che andiamo a scegliere? E poi quali sono anche gli altri vantaggi? Che lo Stato italiano ci dà anche la possibilità di detrarre la polizza sulla vita, di portarla in detrazione dal 730 dalla dichiarazione dei redditi, il 19% di un massimale di 530 euro. Quindi se facciamo 530 euro, più o meno ci torneranno, o non pagheremo in tasse, all'incirca 100 euro, quindi effettivamente ci viene a costare 430 euro, quindi diciamo è un importo molto molto contenuto. Inoltre l'assicuratore potrebbe anche consigliarti due tipologie di polizze sulla vita, assicurazioni sulla vita. Una è quella che abbiamo visto adesso, la classica temporanea caso morte, in cui vado a versare dei premi per la durata stabilita e a scadenza, se io fortunatamente, speriamo, sono sopravvissuto, la compagnia si trattiene tutti i premi pagati, perché è un premio per il rischio, ok? Il guadagno tra virgolette della compagnia. Ci sono anche delle altre situazioni che si chiamano più polizze miste, che vengono definite nel ramo primo e nel ramo terzo delle assicurazioni, in cui andiamo a versare un capitale sicuramente più alto mensile, che minimo giriamo tra i 150 e i 200 euro al mese, in cui all'interno di questo premio che andiamo a versare c'è una parte
parte che la compagnia di assicurazione andrà ad investire ed una parte che sarà destinata all'assicurazione sulla vita. Alla scadenza del nostro contratto, in base a dove sono stati investiti i premi, la compagnia di assicurazione ci andrà a rimborsare, naturalmente se siamo sopravvissuti, l'importo che avremo versato in base a come sono andati gli investimenti, attenzione, in base ai costi che sono presenti all'interno del contratto e in base anche a quanto vogliamo coprirci come massimale in caso dovessimo venire a mancare. Quindi sono due opzioni. Qual è la soluzione migliore per voi, per me, per tutti? Come sempre, sicuramente l'opzione migliore è dipende dalla vostra esigenza, però tenetele in considerazione entrambe. Non focalizzatevi su sì, ok, voglio fare questa per quel motivo lì. Ci sono tante tante opzioni e proprio il fatto che ci siano tante tante opzioni, considerate sempre più di una compagnia di assicurazione. Cioè non fermatevi all'assicuratore che vi propone una e una sola compagnia di assicurazione. Le compagnie di assicurazione sotto il punto di vista del ramo vita, delle TCM, ci sono delle compagnie molto specializzate che fanno, non dico solo quello, ma hanno il core business nelle assicurazioni sulla vita e riescono a offrire dei prezzi molto bassi. In questo caso, per quanto riguarda la mia professione, ho sempre cercato di selezionare numerose compagnie di assicurazioni, prendendo comunque anche mandato da numerose compagnie di assicurazioni, e comunque ad oggi giriamo sulle 6, 7, 8 compagnie di assicurazione per volta. Questo è un semplicissimo esempio di preventivatore in cui andiamo a, sono andato ad inserire i miei dati, età di 29 anni, naturalmente non fumo, con un capitale di circa 300.000 euro e rate costanti, un frazionamento annuale, possiamo vedere, ho oscurato i nomi delle compagnie perché naturalmente nessuno mi paga per fare questo video, possiamo andare a vedere gli importi, il premio alla firma dell'assicurazione che andiamo a versare. Più o meno sono tutte molte simili, ne troviamo una che ha un premio molto molto più alto. Ci tengo sempre a sottolineare che in base a quello che si sceglie, questo sono il preventivatore, ci possono essere delle scontistiche, ok, questo è il premio lordo, ci possono essere scontistiche che si vanno a scegliere insieme alla compagnia di assicurazione, ma ci tengo a sottolineare che di queste 5 tutte e 5 sono leader in qualche ramo. E che cosa intendo? Perché alla fine è solo il ramo, devi venire a mancare. Attenzione, no, perché magari c'è il ramo, chi è fumatore so già qual è la compagnia che gli può fare il prezzo più basso, chi è giovane lo so già la compagnia che deve fare il prezzo più basso, chi pratica sport pericolosi lo so già. È questo il motivo del fatto di non fermarvi, ma di continuare a guardare. Naturalmente non lo dovete fare voi perché non ce la farete mai, dovete affidarvi comunque ad una figura, ok, che vi possa dire qual è la soluzione migliore in base alla mia esigenza, ok? Ecco, considerate che la TCM è comunque molto semplice perché anche le condizioni contrattuali sono molto basse, devi venire a mancare praticamente, addirittura dopo 2 anni la maggior parte delle compagnie di assicurazioni coprono anche il suicidio, quindi se vuoi suicidarti però devi farlo fra 2 anni dopo che hai comunque firmato il contratto di assicurazione e così poi gli eredi saranno felici. Quello che ci tenevo a sottolineare era appunto questo, no? Farvi capire di quanto è importante che questa è l'assicurazione più importante di tutte. Noi troviamo la RC auto che è obbligatoria naturalmente, ma personalmente dovrebbero essere più pubblicizzate, più messe sotto una buona luce altre assicurazioni come l'assicurazione sulla responsabilità civile della vita privata e appunto la TCM in certi casi, ok, contrazione del mutuo, monoreddito e così via. Spero di non avervi annoiato troppo e come sempre, se volete valutare anche voi una TCM, una copertura sulla vita, link in descrizione e ci facciamo una chiacchierata senza impegno. Un saluto a tutti e alla prossima.